skeletons. I've been going out of my mind. Cause you're giving me way too much adrenaline, hold the line. I heard a little bump in the night. Yeah. Although it's good on paper, on occasion we collide, we collide. Skeletons. I'm finding it hard to pass the time without you. Skeletons. You spell it all out in black and white. I'm down. You've got something dark that I like, but I can't quite put my pinky on it. Got a good appetite for you. Riflettori puntati su questo giocatore. Vedremo se riuscirà a ripetere anche oggi le ottime prestazioni. Viene da 3 gol nelle ultime 3 uscite, un bottino davvero niente male. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Sono con Lele Adani, pronti tutti per questa sfida. Riflettori puntati su questo ottavo di finale della Coupe Nationale. Si sfidano Genoa e Al Hilal. Squadra caccia della vittoria per proseguire il proprio cammino e accedere ai quarti. Le sfide di eliminazione diretta sono sempre difficili da pronosticare. Poi quella partita secca, vediamo, sono curioso di vedere quale sarà il verdetto finale. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. Dimostra di vedere la porta con grande facilità. 3 gol nelle ultime 3 partite per lui. Squadra a caccia di un posto nei quarti di questa Coupe Nationale, comincia a restringersi il cerchio. Una coppa piena di storia, un torneo dalla tradizione ultracentenaria, con la prima edizione che risale alla stagione 1917-1918. Nell'albo d'oro figurano diversi club che hanno fatto la storia del calcio francese, penso al Paris Saint-Germain e al Marsiglia, per citare solamente quelli con il maggior numero di successi in questa competizione. Questa è la formazione con cui si schiera in campo il Genoa. Vedremo se anche oggi si affideranno alla difesa a oltranza, tutti dietro a protezione della propria area. Una strategia non esaltante magari dal punto di vista dello spettacolo, ma che può funzionare. A tutti piacerebbe vedere la propria squadra vincere dando spettacolo, Pier. Ma alla fine l'unica cosa che conta è il verdetto del campo, i risultati. E se questi dovessero arrivare attraverso un gioco meno brillante, non credo che i tifosi se ne avrebbero più di tanto male. Non sono così d'accordo io. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i 2 esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Se ne va con un gran numero. Occhio al traversone, si fa saltare facilmente, spazzano via il pallone. Recupera il pallone, ottimo intervento. Azione che si fa interessante. La prende bene, 1-0, non hanno perso tempo. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol, mandato al bar, il proprio marcatore. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Cerca e trova il compagno. Intervento così così del difensore.
buona circolazione di palla per i rossoblù del Genoa. Prova a spazzare, ma male qui. La mette in area. Intervento così, così, attenzione. Ha cercato la sventagliata a cambiare gioco. Pallone che è finito però in out. Dunque rimessa laterale. Gran palla a scavalcare la difesa. Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Occhio al corner. Destro, grande parata questa. Recupera bene il pallone. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. Ha sprecato una grossa opportunità per il pari. Poverino, si starà mangiando le mani per questo errore. Speriamo per lui che non si riveli decisivo. Guadagna metri. Conquistano una buona posizione da posizione interessante. Soluzione interessante, ma grande sicurezza da parte del portiere. Capisce tutto e intercetta palla. Sirigu para senza problemi. Sirigu blocca senza problemi. Ha sbagliato qui il portiere, attenzione. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Taglia fuori bene qui la difesa col lancio lungo. Sale la bandierina, un peccato per loro perché era un'azione interessante. Ha anticipato troppo il movimento per prendere in contropiede la difesa, finendo in offside. Eliamic, Masina, lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro la linea della palla, semmai pronti per la ripartenza. Questo è il pallone giusto, straordinario Sirigu, da pochi passi. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, la mette fuori su questo corner. Intercetta il tiro. Hanno metri a disposizione. Se l'è bevuto. L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha poi visto il portiere leggermente avanzato e lo ha ben fatto con questo tocco morbido. E questa è una grande giocata. Il mister è un allenatore in gabbia, non gli è andato giù per nulla il gol del pareggio. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Che tuffo del portiere! Crossa nel mezzo. Colpo di testa che non trova la porta, anche per merito del difensore qui. Intenzione era buona, l'esecuzione decisamente meno.
il portiere ha seguito con lo sguardo il pallone che è uscito anche di parecchio. E l'arbitro dice che può bastare dopo i primi 45, parità 1-1. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Girano palla senza fretta. Non riescono a sfondare, palla persa. Entra bene in scivolata, senza fallo. C'è stato il sì del giocatore, trattativa conclusa, Stefan Savic si è trasferito al Chelsea. Oh, che Piero, un'occasione grande questa! Conclusione forte, ma pallone che finisce fuori dallo specchio. Un vero peccato, Pier, era un passo dalla rete, doveva fare molto meglio di così. Potrebbe andare al cross. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Capisce tutto e ferma l'azione. Stiamo vedendo un pareggio divertente con occasioni da gol e gol da una parte e dall'altra, perché le due squadre hanno comunque deciso di affrontarsi a viso aperto. E anche se nessuna delle due è riuscita a prendere il sopravvento, come dimostra il dato sul possesso palla, però entrambe hanno i giocatori che possono trovare la giocata per far vincere la partita. Pallone recuperato, pericolo. Riconquista il pallone. Occhio al pallone filtrante. Attacco che svanisce. C'è spazio per la ripartenza. Possesso sprecato. Sale destro. Contro piede da manuale, ma non hanno trovato la rete. La palla è finita fuori di pochissimo, che occasione. Falso ingresso in campo dalla panchina. Non un grande passaggio. Effetti. Tutto facile qui per il portiere. C'è l'intervento irregolare, sarà calcio di punizione. L'arbitro preferisce parlarci su, niente giallo in questa circostanza. Sono d'accordo, mi piacciono gli arbitri che dialogano con i giocatori per spiegare le loro decisioni, aiuta secondo me anche a stemperare gli animi in campo. Prova da lontano, palla sulla traversa, poi ancora in campo. Possono colpire di rimessa. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Sono andati a un passo dal gol del vantaggio. Conclusione attenzione qui, importante. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Corner battuto in mezzo. Sventa il pericolo. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Poco alla fine. Un'altra azione, un'altra possibilità. Abilità.
Castri. Guadagna campo. Che tuffo del portiere! Attenzione a questo corner che può essere il momento chiave della gara. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. La mette in area. Pallone che ben allontanato. Recupera palla intercettando bene il pallone. Provano a vincerla in questo finale. Cross murato dal difensore. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Ci saranno 2 minuti di recupero. Si abbassa per ricevere il pallone. Entrata decisa e buon recupero. Parità dunque, si va ai tempi supplementari. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Si libera alla grande. Palla in buca d'angolo e il portiere non può arrivare. Un gol è sempre un gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Buona circolazione di palla per il rossoblù del Genoa. Supera il diretto avversario. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Occhio alla conclusione. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Palla messa in mezzo. Recupera e spazza via. Viene avanti, palla al piede. Intervento sicuro quello del portiere qui. Casri. Possibile sanzione qui, ha interrotto una buona occasione. E arriva il giallo, decisione giusta mi sembra da parte dell'arbitro. Brutta entrata Pier. C'è poco da lamentarsi. Tiro intercettato. C'è spazio per la ripartenza. Occhio qui al contropiede. Brutto disimpegno, attenzione. Palla recuperata, attenzione. Ha spazio, prova. L'arbitro dice che può bastare, è finito il primo tempo supplementare.
Ancora 15 minuti, comincia il secondo tempo supplementare. Si gioca, c'è il vantaggio. Può correre lungo l'out. Lascia partire il traversone. Cross calibrato male, possono liberare. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. Fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito... Occhio per questa occasione, eh? Decisivo qui il portiere, bravo! Vediamo cosa inventa ora. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Sirigu para senza problemi. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare ancora, Matteo? Restano da giocare, Pier, 5 minuti in questo secondo tempo. Salta il difensore. Sirigu respinge, la palla ancora buona. Riescono a recuperare bene. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. Siamo in causa Matteo Barzaghi per chiedergli quanto manca alla fine. Matteo. Mancano altri 2 minuti per chiudere questi supplementari. Ricevuto, grazie Matteo. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Buono l'intervento del portiere. Arriva il fischio finale, passa il turno alla formazione ospite e c'è la gioia ovviamente dei tifosi. Beh, è una qualificazione strappata con le unghie la loro, eh? Un successo di misura che fotografa il grande equilibrio che c'è stato in campo. Avrebbero potuto imporsi entrambe le squadre, complimenti ai vincitori. Thank you.